Per ogni chilo di carne metto 28 grammi di sale, un cucchiaio di zucchero. Le spezie, a vostro gusto personale, e la quantità che voi desiderate. Non c'è una regola. Io metto un poco di paprika dolce, bacche di pepe rosa, grani di pepe e bacche di ginepro, alloro e semi di finocchio. Metto tutto nel mortaio. Metto anche un pizzico di cannella. La scelta della carne, per fare la bresaola normalmente è consigliato il taglio di carne chiamato girello. Per fare quella che vedete in foto, essendo il mio primo esperimento, non avendo certezza del risultato non volevo sprecare denaro. Ho scelto quindi, su consiglio del mio macellaio, un taglio di carne un po' più economico, quasi la metà, il fusello. Risultato davvero ottimo. In questo modo, pian pianino, togliere tutti i pezzi inutili, le nervature e le pellicine. La carne deve essere bella pulita. Tenete presente che la bresaola è indicata nelle diete, quindi deve avere un rapporto di grasso molto basso. Spalmare la salatura su tutti i lati della carne, massaggiando bene per 5 minuti. Non dimenticate di commentare con la vostra città, così potrò salutarvi e mandarvi un grande abbraccio nel prossimo video. Per non perdere nuovi video, e attiva le notifiche di qui sopra premendo la campanella, e se il video ti piace non dimenticare di mettere mi piace e condividerlo con i tuoi amici, grazie. La chiudo in un sacchetto, aggiungendo il resto delle spezie. Metto ancora 2 spicchi d'aglio, tritato grossolanamente. Aggiungo ancora foglie d'alloro. Voi potete metterci quello che più preferite. Mettere la carne in un recipiente e posizionarla in frigorifero per una settimana. Ogni giorno, o almeno ogni 2 giorni, massaggiarla per 5 minuti. Dopo una settimana, ha rilasciato tutti i suoi liquidi.
Togliamo la carne dal sacchetto, la sciacquiamo sotto l'acqua corrente e la tamponiamo con uno strofinaccio per asciugarla. Leghiamo le estremità con lo spago ed il centro come un salame. Lasciare la bresaola in casa a temperatura ambiente per 24 ore ad asciugare. Se potete appendetela vicino a un calorifero oppure, dato che rilascerà qualche liquido, semplicemente lasciandola sul lavandino appoggiata sulla griglia del forno. Pesa 1,840 kg. Avete più possibilità per insaccare, io uso la carta paglia. Ma puoi prendere anche della garza, ma fai attenzione che la garza potrebbe rimanere appiccicata alla carne. Oppure usa semplicemente uno strofinaccio da cucina, stringendola bene con dello spago. Se poi hai la possibilità di avere il budello è ancora meglio. La carta paglia potrebbe assorbire ancora liquidi della carne. Passato un certo periodo di stagionatura, puoi anche cambiare la carta, con una nuova. La leggo bella stretta, per dargli forma. Riponiamo la bresaola in un luogo che abbia la temperatura intorno ai 12 gradi. Senza dimenticare di cambiare la carta paglia. Sono passati 2 mesi. A questo punto la vostra bresaola è pronta. E potrete con grande soddisfazione gustarla a vostro piacimento. Se avete avuto modo di provare la ricetta, bresaola facile fatta in casa, e siete rimasti soddisfatti del risultato ottenuto, lasciate i vostri commenti, le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, saremo ben contenti di riportarli sapendo di fare cosa gradita a tutti i nostri numerosi amici. Davvero spettacolare, senza coloranti e senza conservanti, solo sale e spezie. È un profumo irresistibile. A questo punto la vostra bresaola è pronta e potrete con grande soddisfazione gustarla a vostro piacimento. Suggerimenti. Conditela con pomodori ciliegino tagliati a cubetti, rucola, scaglie di grana, olio, evo e una goccia di aceto balsamico. Sarà la fine del mondo. E non dimenticare di iscriverti al canale per sostenerci ad andare avanti, grazie di vero cuore. Non mancate alla prossima videoricetta. Vi aspetto tutti. Un forte abbraccio a tutti voi che ci seguite.